Fabio Pellegrini, istruttore di sci alpinismo di Loreto a Prutino, alla notizia della valanga non esitò un istante, si vestì in fretta lasciando a casa la moglie e i suoi due figlioli e si mise sulla strada per Rigopiano. Il suo intervento si rivelò fondamentale perché fu lui a fare da guida alla colonna dei soccorritori già sul posto, ma non fu un'impresa facile perché in piena notte, con temperature sotto lo zero e la neve copiosa che ancora cadeva dal cielo, Fabio e gli altri uomini dei soccorsi percorsero 18 km a piedi dal punto di ritrovo appena fino al luogo della tragedia. Fabio, intervistato da Jennifer De Vincenzo, è tornato per la trasmissione in cronaca in onda questa sera, eccezionalmente alle 23 invece che alle 22:30 su quella maledetta strada, dando sfogo ai suoi pensieri e ai suoi ricordi. Non ha mai ricevuto riconoscimenti ufficiali per quella straordinaria impresa, ma si consola con la gratitudine che quotidianamente gli viene mostrata dalla gente, in particolare dai parenti delle vittime, alcune tra loro suoi grandi amici, ed è stato proprio il pensiero di quegli amici sepolti sotto le macerie dell'hotel a dargli la forza. La motivazione per lasciare tutto a casa è stata quella di comunque di andare ad aiutare i miei amici che stavano sull'hotel, perché avevo saputo da mia moglie che appunto c'era il mio caro amico Piero Di Pietro con la moglie e Sebastiano e la famiglia. Qui siamo in zona Cona Prato, la zona dove io decido di parcheggiare, lasciare la macchina dove ho potuto e ho deciso appunto di incamminarmi a piedi. A 2 anni dalla distanza purtroppo è rimasto tutto. Ricordo qualsiasi cosa, qualsiasi istante e di tutta quella giornata e anche dei giorni a seguire. Domani è il 18 gennaio e penserò di trascorrere questa giornata comunque nel ricordo e nella commemorazione di tutte le persone che oggi non ci sono più e niente, di riabbracciare gli amici che oggi comunque sono ancora vivi, come Gian Piero Parete, la moglie, i bambini e niente, tutto qui. Quello che ho fatto il 18 gennaio lo rifarei senz'altro.